La droga è sempre una delle principali fonti di denaro per le famiglie mafiose. Scoperta una maxi organizzazione nel Partinicese, arrestati 8 affiliati alle famiglie mafiose. Approvato il bilancio del lato Palermo 1 del 2012, ma dall'incontro di questa mattina è emerso un problema molto serio. Presto arriveranno le lettere di licenziamento per gli operai. Alcamo sempre più vicino all'Europa. Ieri al Comune è stato presentato il servizio Pedibus. Partinico, da oggi al via il bilancio partecipativo. 20 giorni di sperimentazione prima dell'ufficialità. Buonasera, bentrovati a Studio TV7, anche oggi in diretta dallo Studio 1 di TV7 Partinico. Come avete sentito dal titolo, iniziamo dalla cronaca parlando di questa operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia del gruppo Monreale, guidati da Pierluigi Sollazzo e da Mauro Carrozzo del nucleo investigativo. Sono state arrestate 8 persone tra San Giuseppe Iato, San Cipirello, Partinico e Camporeale. E come vedremo dal servizio, i proventi della droga servivano per le famiglie mafiose, per le persone in carcere delle famiglie mafiose. Ascoltiamo. Famiglie tutte chiese, bande c'ero io. Bande c'ero io, che mi chiamo? 78 euro. Droga, sbagliato. La droga continua ad essere una delle principali fonti di approvvigionamento per le famiglie mafiose e l'operazione odierna lo ha confermato. In pratica è stata il proseguo dell'indagine Nuovo Mandamento che lo scorso aprile ha smascherato la riorganizzazione territoriale di Cosa Nostra nella parte occidentale della provincia di Palermo, portando in carcere 38 persone tra capi e gregari. Si è scoperto allora che la famiglia di Camporeale aveva inglobato i due mandamenti di San Giuseppe Iato e di Partinico. Quella scoperta adesso era un'azienda agricola in piena regola. Con i soldi ricavati si mantenevano le famiglie dei detenuti e si pagavano gli stipendi ai nuovi affiliati. Nel corso delle indagini sono state individuate, oltre alle piantagioni, anche i centri di stoccaggio lungo il fiume Iato e le due centrali, una masseria e un fabbricato rurale in contrada Arcivocale. La masseria di proprietà di Giuseppe Lovoi e Salvatore Mulè già nell'aprile scorso era stata indicata come la base operativa del nuovo supermandamento di Camporeale. Un'azienda della droga portata avanti con la cura di diverse famiglie mafiose che sono riuscite a coltivare più di 6.000 piante di marijuana con le quali riuscivano a confezionare migliaia di dosi. Durante questo periodo di indagini i mafiosi hanno però capito di essere seguiti ed avevano deciso di spostare le piante in due terreni, in località Monte Petroso e Tagliavia a Camporeale. Ma i carabinieri erano ormai sulle loro tracce, li intercettavano e quando i tempi sono stati maturi hanno fatto scattare gli arresti. Ma che assai? Io mi sono da fare. Carabinieri, fermi, fermi, mani alzate, fermi! 8 le persone finite in carcere: Giovanni Battaglia, Alcamese, 28 anni, residente a Camporeale; Baldo Di Maggio, 34 anni, di San Giuseppe Iato, cugino del pentito Balduccio Di Maggio; Pietro Ficarotta, 44 anni, di San Cipirello; Raimondo Liotta, 47 anni, di Camporeale; Salvatore Lovoi, 34 anni, partenicese, che abita a San Giuseppe Iato; Antonino Parrino, 42 anni, di San Giuseppe Iato; Giuseppe Mulè, 31 anni, di San Cipirello; e Rosario Parrino, 29 anni, anche lui partenicese ma residente a San Cipirello. E altri arresti per due persone, due rapinatori partinicesi che avevano tentato di rapinare un'anziana donna alcamese di 87 anni. Scattano le manette per due rapinatori che avevano tentato di rapinare un'alcamese di 87 anni facendola cadere a terra. Due giovani a bordo di un'autovettura hanno preso di mira un'anziana signora che indossava al collo una preziosa collana in oro. I due così non si sono fatti scappare l'occasione di fare un colpo facile. La donna, dopo essere stata rapinata, è caduta a terra sbattendo la testa senza riportare fortunatamente gravi conseguenze. I vicini di casa che hanno assistito al fatto hanno fatto scattare subito l'allarme e i carabinieri di Alcamo così si sono subito messi alla ricerca dei due malfattori. Grazie ad alcune telecamere di sicurezza situate nei pressi dell'abitazione dell'anziana rapinata, i militari sono risaliti al numero di targa della vettura che era riconducibile ad un quarantenne partinicese. In seguito, anche grazie all'aiuto del comando della compagnia di Partinico, si è individuato anche il secondo malfattore, anch'esso di Partinico. Considerati i dati
oggettivi raccolti dagli investigatori, si è emessa un'apposita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Salvatore Serraino, di 43 anni, e Salvatore Rigano, di 25, che a seguito dell'arresto sono finiti ai domiciliari per il reato di tentata rapina aggravata in attesa del processo. Adesso i carabinieri di Alcamo sono ancora al lavoro per confrontare le immagini acquisite nei mesi scorsi, dopo alcuni scippi e rapine verificatesi sul territorio alcamese, con quelle acquisite di recente, al fine di verificare se i due siano gli autori di altri episodi delittuosi. E a proposito di arresti, ci colleghiamo con la redazione di Marina Brugnano, perché mi sembra che ci sono altri arresti fatti oggi. Intanto inizio subito con il ringraziarvi in anteprima per la cortesia attenzione. Come ha detto bene Federico, il primo aggiornamento di oggi si tratta appunto di arresti, perché la polizia ha tratto in arresto Giacomo Davide Arcieri, 19enne pregiudicato, e Antonino Basile, di 20 anni, entrambi palermitani, responsabili del reato di furto aggravato. I due avevano deciso di saccheggiare le auto in sosta, forzando le serrature degli sportelli ed introducendosi all'interno dei veicoli qualunque cosa. Dunque, a proposito di cronaca, purtroppo una brutta notizia: è morto un bambino 14enne di Misilmeri dopo 5 mesi di ricovero e controlli. Inutile un'operazione d'urgenza, ma c'è il sospetto, che sembra più di un sospetto, di gravi responsabilità sanitarie. Francesco Cortese. Un calvario durato 5 mesi e purtroppo conclusosi con la morte del piccolo Davide. Finisce in tragedia la storia del giovane ragazzino di Misilmeri, che in questo lungo periodo ha girato diverse strutture sanitarie palermitane alla ricerca di una soluzione che gli migliorasse la vita. Un lungo calvario dunque, ben 3 ricoveri, e solo alla fine, nel tentativo disperato di salvargli la vita, l'operazione d'urgenza allo stomaco. All'interno i medici hanno trovato del materiale plastico e piccoli pezzi di alluminio, forse ingoiati dal povero Davide, 14 anni, che soffriva di autismo. I genitori intanto vogliono vederci chiaro e danno sporto denuncia ai carabinieri, soprattutto perché il giovane era stato ricoverato e poi dismesso per diverse volte nel corso di questi mesi. La direzione sanitaria dell'ospedale Cervello, dove il bimbo era stato operato lo scorso 2 settembre, al momento non rilascia alcuna dichiarazione sul caso, anche se si riserva di farlo nei prossimi giorni. Intanto è prevista per oggi l'autopsia del corpo di Davide, che solo dopo potrà essere consegnato ai loro genitori. E allora cambiamo argomento, parliamo di lavoro. Non è che sia meno triste quello della mancanza di lavoro, però insomma la notizia del bambino indubbiamente dà fastidio anche darla. E dalla redazione, operai Pippe hanno problemi, Marina? Sì, infatti, perché gli ex stanno a casa e incassano regolarmente il loro stipendio. O andranno subito al lavoro oppure sarò costretto a licenziarli, aveva tuonato Crocetta poche settimane fa. L'obiettivo però era quello di farli rientrare in servizio entro la metà di settembre. Il progetto è sfumato perché una fetta consistente dei precari storici palermitani non lavora. Neanche un ente pubblico è disposto ad assumere gli ultimi 700 ex PIP che restano a casa percependo uno stipendio che va dai 500 ai 700 euro. I comuni non li vogliono perché hanno già gli LSU. A proposito di operai che invece lavorano, che vogliono lavorare, ma che probabilmente riceveranno la lettera di licenziamento. Mi riferisco agli operai del Lato Palermo 1. Questa mattina il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio 2012, però è inevitabile che gli operai ricevano la lettera di licenziamento. Noi ringraziamo per la sua disponibilità il commissario liquidatore del Lato, Antonio Geraci, che è con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Antonio Geraci. Dunque, la mia premessa purtroppo è reale, malgrado il bilancio approvato dovrei... Ovviamente sono due adempimenti distinti e separati. Oggi veniva per l'ennesima volta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, che per fortuna diciamo è passato a maggioranza, e quindi il bilancio consuntivo 2012 è stato approvato. Allora, bilancio consuntivo, quindi diciamo voi rispetto ai comuni siete in grande vantaggio, siete a posto. Diciamo, se vogliamo, in vantaggio, siamo anche in ritardo perché l'avremmo dovuto approvare entro aprile, però tipo a settembre, come ogni anno, insomma, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Però, come diceva lei, è il problema del
degli impiegati, degli operai amministrativi, in ogni caso di tutti gli impiegati dell'ATO, perché la mancata costituzione fino a questo momento dell'SRR impedisce quel, diciamo così, passaggio delle maestranze, degli impiegati in genere, alle dipendenze appunto delle nuove società di regolamentazione del servizio. Per cui sono, diciamo così, mi vedo costretto, in assenza di diversa determinazione da parte della Regione Siciliana, appunto me, o di proroga o di quello che possa essere un provvedimento regionale, a dover inviare il preavviso di licenziamento, salvo, ripeto, che nelle more, così come ci auspichiamo, che possa intervenire, appunto intervenga un provvedimento o qualcosa che possa scongiurare questa ipotesi. Commissario, allora, per fare chiarezza, la Regione ha dismesso gli ATO e deve introdurre le SRR, sì, che ancora non partono, non vi ha dato comunicazione, quindi voi naturalmente state seguendo un iter obbligato, sì, quello di licenziare. Obbligatoriamente, noi abbiamo... La legge dice che in ogni caso, per quanto riguarda la gestione del servizio, noi possiamo farla fino al 30 settembre compreso. Dal 1 ottobre ci sarà il nuovo gestore che dovrà occuparsi della raccolta, dello smaltimento dei rifiuti. Ma in questo momento, ufficialmente non ci sarà nessuno, perché le SRR non sono partite, voi non continuate il lavoro, quindi noi l'immondizia dovremmo tenere. In tre province della Regione Siciliana le SRR non sono state costituite, per quello che ci riguarda. Ambito, non solo sulle questioni. Certo. Io mi chiedo una cosa, dottore Geraci, mi chiedo una cosa. Considerato che io personalmente, il primo giorno dell'insediamento del presidente Crocetta, ho fatto un'intervista, lui ha detto ai nostri microfoni: il primo atto che farò, darò i soldi comuni, sistemerò l'emergenza rifiuti. Adesso, quando voi chiamate Crocetta, o chiaramente il suo delegato, cosa vi dice? Perché ricordiamoci che gli ATO dipendono, insomma, dalla Regione. Cosa vi dicono? Cosa dovete fare? Dicono che loro non possono intervenire, intanto finita il periodo emergenziale, che è finito già da un anno, quindi non siamo più sotto, diciamo così, commissariamento straordinario per l'emergenza rifiuti. Il problema l'hanno devoluto unicamente ai comuni, i quali dovranno essere loro a approntare in ogni caso i soldi. Quindi abbiamo fatto a meno quest'anno già dell'intervento sostitutivo, così come in altri anni era capitato, e quindi sono soltanto stati comuni a poter entrare e uscire dall'emergenza. Ma se gli operai resteranno senza lavoro, come sembra certo, di chi è la responsabilità? Della Regione o dei comuni? Ma guardi, la Regione, c'è una legge, la legge 10 che prevedeva la costituzione di questi, la legge 9, chiedo scusa, la costituzione di questi SRR già la prevedeva, se non ricordo male, dal 2010, ecco, confuso le date, certo, dal 2010, quindi in tre anni non sono state fatte. Ora c'è stata data improvvisamente un'accelerazione e che probabilmente ha un pochettino spiazzato i comuni, e così che ci troviamo in questo, diciamo così, imbarazzo così istituzionale e di competenze che sicuramente, dico, non fa luce su quello che sarà lo scenario prossimo, nei prossimi giorni, perché dal 1 ottobre noi non possiamo, a meno che, ripeto, così come ci auspichiamo, possa esserci una proroga o qualcosa del genere, non ci così abiliti nuovamente alla raccolta, allo smaltimento del rifiuto. Io poi la saluto. Da cittadino credo che comunque in questa confusione la principale responsabilità sia da addebitare all'organo regionale, perché comunque i comuni hanno subito un poco questi colpi di scena del presidente Crocetta, perché cosa può fare un sindaco? In parte sì, dico, non sta a me giudicarlo né a dirlo, però certo tra il taglio dei trasferimenti, tutto quello che sono stati penalizzati notevolmente i comuni, quindi anche questo certamente, dico, non ha agevolato, certo, non ha aiutato i comuni, però ripeto, non sta a me addebitare le responsabilità. È normale, noi possiamo dire qualcosa in più. Allora, commissario, certo, noi ci risentiamo, perché con la triste prospettiva di restare dal 1 ottobre sommersi da rifiuti e con qualche impiegato in più disoccupato, è il caso di seguirla, quindi insomma ci faccia sapere e teniamoci in contatto. Va benissimo, grazie a lei. Grazie a voi, buongiorno.
Da noi tutto diventa più complicato. Adesso, appunto, per rafforzare questa mia diffidenza nei confronti dei nostri organi istituzionali, soprattutto quelli regionali, vi faccio vedere una foto. Noi, allora, quando avete qualche foto curiosa che noi possiamo pubblicare, mandatecela. Adesso me ne faccio vedere una che un cittadino ci ha inviato ieri. Ieri era il primo giorno di scuola. Allora, un cittadino, mentre stava andando ad accompagnare la sua bambina a scuola, si è imbattuto in quello che adesso vi faremo vedere. Vi ricordo che siamo in diretta, quindi io do il tempo alla nostra regia di mandare la foto in video. E da questo prendiamo spunto per farvi poi vedere un servizio che vi abbiamo già mostrato la scorsa settimana. Datemi cenno, ecco qua. Questo è nei pressi di una scuola a Partinico. Guardate, si contano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cani. Ora, per carità, io personalmente sono un amante degli animali, dei cani, ne ho avute due sino a qualche mese fa. Ma questi 8 cani randaggi in branco possono diventare pericolosi. E il randagismo è un problema che noi subiamo, e tante sono state nel territorio, a Palermo, ma anche in provincia, le aggressioni di cani in branco. Perché il cane da solo è bravo, è buonissimo, è il migliore amico dell'uomo, ma in branco, soprattutto quando ha fame, può diventare pericoloso. Bene, da questa foto, che testimonia che a Partinico, che è uno dei principali per estensione paesi della provincia di Palermo, il randagismo è ancora troppo presente, io vi faccio vedere cosa ha fatto il sindaco di Solarino, che è un paesino in provincia di Siracusa. Non parliamo di un paesino svedese o svizzero, un paesino in provincia di Siracusa. Adesso vi mostro questo servizio che vi avevamo già mandato, ve lo riproponiamo perché credo sia interessante. Vediamo un po' cosa hanno fatto a Solarino. Singolare, bella e conveniente iniziativa del sindaco di Solarino, paese in provincia di Siracusa, Sebastiano Scorpo, che non farà pagare la TARES a chi adotta un cane randaggio. Un'iniziativa che può sembrare strana, ma è invece conveniente per tutti, a patto naturalmente che si amino gli animali. Solarino attualmente ospita nel canile rifugio gestito dall'associazione Snoopy 34 cani che costano alle casse comunali 1.500 euro l'anno. Risparmiando questi costi, pur perdendo l'entrata relativa alla TARES, il comune ci guadagnerà. Chi prende un cane in adozione non pagherà la tassa rifiuti e servizi fin quando l'animale sarà in vita. L'esenzione copre un massimo di 750 euro, soltanto un immobile, e non riguarda l'addizionale che va allo Stato. I vigili urbani periodicamente si assicureranno delle condizioni dei cani adottati. Solarino ben presto dovrebbe ritrovarsi libera dai cani randaggi, con diversi cittadini più contenti perché pagano meno tasse e con le casse comunali meno vuote. Questa di Solarino è un'iniziativa conveniente da diversi punti di vista. In Sicilia, considerato che il randagismo è un problema serio, potrebbe creare un precedente. Non a caso, altri due comuni del Siracusano, Floridia e la famosa Pachino, nei prossimi giorni adotteranno la stessa delibera già approvata a Solarino. Subito in redazione per un paio di aggiornamenti. Bene, parliamo di emittenti siciliane, perché l'associazione LES, appunto Libere Emittenti Siciliane, considerata l'attuale situazione di stallo relativa al disegno di legge numero 304, ha indetto uno sciopero generale di tutti gli editori iscritti all'associazione e delle 89 emittenti televisive siciliane per lunedì 7 ottobre. In quell'occasione gli editori chiederanno alle redazioni giornalistiche di astenersi dai programmi di informazione a partire dai telegiornali. Tutto ciò perché l'associazione LES, dopo un iter di quasi 6 mesi, non ha ottenuto alcun risultato se non inutili promesse. Cambiamo argomento. Ieri abbiamo parlato dell'inizio della scuola, ma i problemi rimangono. Infatti ci sono centinaia di cattedre vacanti. Le assegnazioni delle supplenze sono ancora in corso. Stamattina i docenti di sostegno hanno preso d'assalto i locali del provvedimento in via San Lorenzo a Palermo, in attesa di sentire il loro nome e di scegliere la scuola per quest'anno scolastico. Questo però per i più fortunati, perché in tanti invece rimarranno fuori dalle cattedre disponibili. E allora torniamo a Partinico, perché da oggi è al via il bilancio partecipativo del comune. Vediamo come funziona nel servizio di Francesco Cortese.
Al via il bilancio partecipativo del comune di Partinico. Sarà infatti possibile da oggi scaricare direttamente dal sito internet dell'ente la scheda che consentirà ai cittadini di suggerire all'amministrazione eventuali criticità nei diversi quartieri comunali e proporre le soluzioni sperate. La scheda potrà essere compilata e consegnata in maniera anche anonima all'ufficio URP, al quale si possono rivolgere tutti coloro che non hanno dimestichezza con la rete. Nella redazione della scheda noi ci siamo avvalsi molto dell'esperienza di altri comuni, per cui abbiamo selezionato quelle che sono state le esperienze più accettate dai cittadini e abbiamo scelto schede molto semplici nella compilazione. Mi auguro che i cittadini di Partinico veramente accettino di buon grado questo tipo di scheda e comincino a fare un'osservazione intanto a largo spettro del proprio territorio comunale e in dare dell'indicazione all'amministrazione su quali aspetti vorrebbero che il comune cominciasse a cambiare volto. L'iniziativa del bilancio partecipativo era uno dei punti cruciali in tutti i programmi dei candidati a sindaco alle scorse elezioni ed è per questo che l'iniziativa è stata accolta favorevolmente e messa a punto sia dalla maggioranza che della minoranza nella commissione consiliare bilancio. È una novità per il nostro territorio, vogliamo come dire, riavvicinare la popolazione alle istituzioni, quindi l'amministrazione, la cittadinanza, le organizzazioni sindacali, i cittadini che vogliono partecipare hanno uno strumento in più. Questo strumento è la scheda di partecipazione civica. Una scheda che a primo acchito può sembrare una mera esposizione di criticità che ci sono sul territorio, ma i cittadini esponendo queste criticità mettono, come dire, danno un'arma in più all'amministrazione per operare nei settori più critici. Una prima fase sperimentale, questa del bilancio partecipativo, che si concluderà il prossimo 3 ottobre, quando l'amministrazione farà un primo punto della situazione incontrando i cittadini ed analizzando quelle che saranno le richieste più frequenti. E questo strumento diventi non una settica critica di quello che non funziona nel comune, ma una logica propositiva da poter portare non tanto nell'annuale, quindi in proiezione nel bilancio annuale che verrà approvato entro novembre, in quanto il potere di spesa è di entrare ormai ridotto a questi 3 mesi, ma nel bilancio pluriennale, che è un allegato del bilancio di previsione obbligatorio per legge, sul quale noi possiamo andare a programmare una pianificazione nell'arco dei 3 anni. Una novità positiva potrebbe essere questa del bilancio partecipativo di Partinico. Una novità in assoluto per la Sicilia invece è l'iniziativa presentata ad Alcamo ieri, il Pedibus. In cosa consiste? I bambini che vanno a scuola a piedi, accompagnati dai genitori, chiaramente in un percorso organizzato, vengono accompagnati dai genitori in un luogo di raccolta, una piazza, e dal percorso scelto tra scuola e amministrazione vanno a piedi a scuola e così fanno pure al ritorno. Indubbiamente è una grande novità, molto comune in tantissimi paesi europei, in Sicilia purtroppo non esiste. Alcamo però ha sempre almeno un passo avanti. Presentato ieri ai docenti delle 6 scuole che hanno aderito il servizio Pedibus che il Comune, tramite l'ufficio del Mobility Manager, farà iniziare già dal prossimo mese di ottobre. Si tratta di un servizio strutturato di accompagnamento a piedi dei bambini nei loro percorsi da casa a scuola e viceversa. È una realtà diffusa in molte città d'Italia ed è un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. È una cosa molto bella. Non è soltanto questo che si vuole fare, fa parte di un progetto complessivo che è quello di MUSA, cioè la mobilità urbana sostenibile e attrattori culturali. Ci credo perché stiamo coinvolgendo non solo le scuole, il volontariato, ma soprattutto i bambini. Saranno loro che faranno uno studio poi del loro quartiere e noi abbiamo privato i bambini del quartiere, perché il fatto che vengono accompagnati dai genitori o in palestra e poi anche a scuola finisco per non conoscere il proprio quartiere. Questa è l'utilità, dico, i bambini imparano che a scuola si può andare a piedi, che si può fare a meno dell'autovettura e quindi poi da grandi potranno fare come fanno nelle città civili a cui facevi riferimento. È proprio questa la scommessa, se noi cerchiamo e pensiamo di poter educare gli adulti, un po' di tempo perso c'è. Se partiamo con i bambini che poi diventano adulti, allora è possibile immaginare una città diversa, perché ai bambini piace tra l'altro muoversi insieme, socializzano e se si abituano non è solo a scuola, si va insieme anche in altri luoghi della città
È evidente che abbiamo bisogno di rendere la città sempre più sicura per poter fare questo. Però, ripeto, il fatto che questi bambini possano andare a scuola e secondo me anche nel tragitto c'è la tensione che diminuisce, perché spesso da scuola, da casa a scuola si va con mal di pancia, pensando all'interrogazione. Per noi io ricordo che era cosa diversa, si parlava tra di noi e certe tensioni cadevano e oltretutto tutto diventava poi anche relativo. Poi, tra l'altro, a prescindere dalla socializzazione, si potrebbero anche creare meno intasamenti davanti alle scuole, che diventano impossibili da gestire anche per i bravi di giurba. Bravo. E come vedi, questo non è voluto dai bambini, sono i genitori che con questa mania di essere, come dire, protettivi al massimo, non fanno del bene. Ci sono genitori, lo dico tranquillamente, che addirittura mezz'ora prima che finiscano le lezioni guadagnano il posto vicino proprio alla scuola, vanno, non entrano nel cortile perché lì non possono entrare. Voglio dire, se ricordiamo che in Alcamo ci sono un 39.000 macchine che sono immatricolate, allora vuol dire che insomma, qualcosa che non... È vero, molto spesso noi genitori andiamo a sistemarci prima davanti alla scuola in attesa dei nostri bimbi, lo facciamo in maniera incondizionata, però se riflettiamo ci rendiamo conto che un servizio come il Pedibus può aiutare i bimbi stessi a socializzare, indubbiamente riusciremmo a farne a meno. E ad Alcamo credo che il servizio Pedibus, che partirà ad ottobre, potrà avere un gran successo. E allora qualche aggiornamento dal computer di Marina? Sì, bene, ci spostiamo a Palermo, dove un masso si è staccato da un costone roccioso finendo su un'auto in transito nella provinciale 1 che va da via Castellana a Bellolampo. Illesa è rimasta l'automobilista, una donna che ha informato gli agenti della polizia municipale proprio dell'accaduto. Adesso parliamo, anche il GAL Golfo di Castellammare avrà un ruolo importante nell'ambito della manifestazione Spizzuliano, festa del buon gusto e delle tradizioni siciliane, che è organizzata dall'associazione Laurus di Gianni Gervasi, si terrà ad Alcamo dal 27 al 29 settembre prossimo. Il GAL, presieduto da Pietro Puccio, sta portando avanti una serie di iniziative e di progetti volti alla riscoperta delle culture e delle tradizioni alimentari del nostro territorio. E adesso parliamo di calcio, perché il Palermo ha presentato l'ultimo suo acquisto, il giovane Verre, giovanissimo di belle speranze, lo ha presentato ieri perché è stato impegnato con le sue nazionali giovanili e ha parlato in conferenza stampa anche l'attaccante Lafferty, che ha fatto un gol importante venerdì sera, che è uno dei pupilli di Gattuso che lo ha avuto con sé nel Sion. Ascoltiamo dunque Verre e Lafferty. Sono contentissimo di essere venuto qui a Palermo, di dare un contributo importante alla squadra, perché la squadra è fatta per risalire in Serie A. Il gruppo è fantastico, mi ha subito accolto bene, quindi ci sono i presupposti sicuramente per far bene. Sono venuto qua per fare un campionato importante, perché Palermo comunque è una piazza importante e merita di risalire in A. Questo lo dobbiamo sicuramente far vedere sul campo e per me Palermo era una priorità, quindi venire qua e fare un bel campionato. Il mister, già l'ho conosciuto in questi giorni, è veramente una persona fantastica, sicuramente mi aiuterà sicuramente sul ruolo in mezzo al campo, perché comunque ti trasferisce sempre un po' di grinta e è quello che mi serve per fare questo campionato. Mi piacerebbe sempre giocare nell'undici iniziale, so però di essere in una buona squadra con tanti giocatori di livello e rispetto alle decisioni del mister. Gattuso mi ha inserito al momento giusto, ma la cosa fondamentale era ottenere i 3 punti e sono contento di averne fatto parte di questa vittoria. Mi piace segnare pochi gol ma importanti come quello segnato venerdì. Penso comunque che la rete più importante sia stata segnata da Abel, perché avevamo addosso la pressione di dover vincere la partita e non era facile presentarsi dal dischetto. Non mi pongo mai un obiettivo come numero di gol, cercherò di segnare quante più reti possibili e spero di poter aiutare questa squadra a raggiungere i suoi obiettivi con il mio talento.
L'anno scorso a Sion il mister ha dovuto affrontare una situazione difficile, ma già allora era riuscito a indicare bene alla squadra cosa doveva fare per migliorare, nonostante non abbiamo poi raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Posso dire che ha grande carisma e determinazione, sa trasmetterla bene al suo gruppo, riesce a far rendere al meglio la squadra per 95 minuti, come abbiamo dimostrato anche nella partita di venerdì. Peraltro i suoi cambi finora sono sempre stati positivi per la squadra. Spero di riuscirmi a costruire sempre più chance anche con l'aiuto dei compagni come Abel e soprattutto come Dybala, che per l'età che ha dimostra di essere davvero un grande giocatore in ogni partita. Spero davvero di poter continuare a segnare e di arrivare in doppia cifra quest'anno. E a proposito del Palermo, una notizia positiva, appunto il portiere del Palermo, Stefano Sorrentino, è diventato papà, è nata la figlia Viola, ne dà notizia la stessa società, quindi che dire, benvenuta Viola. Non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto, quindi io vi ringrazio per averci seguito e rimando l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.